Cari amici di calciomercato.com, prosegue il nostro live dal Principato di Monaco, qui da Monte Carlo verso Monaco-Juve di questa sera. Non c'è moltissimo da segnalare a questo punto, soprattutto in termini di colore. Il flusso di tifosi juventini è molto tranquillo, ce ne sono poche centinaia, non si arriverà nemmeno ai 1.000 tifosi presenti, proprio per la capienza minima dello stadio Louis II, che ammonta a circa 18.800 posti disponibili. Siamo qui proprio a due passi dal Fairmont, dove si tiene il quartier generale della Juve per quel che riguarda la dirigenza e dell'UEFA. Inaccessibile, blindatissimo l'hotel Metropole, dove invece alloggia e in questo momento sta per pranzare per poi riposarsi la squadra di Max Allegri. Una Juve che non dovrebbe in ogni caso regalare troppe sorprese in vista della partita di questa sera. Si va avanti con il 4-2-3-1 di questa seconda parte di stagione. Dopo la riunione tecnica verranno sciolti anche gli ultimi piccolissimi dubbi in realtà legati all'eventuale possibilità di partire con magari Cuadrado in panchina e un doppio terzino con Alves alla destra, anche se sembra davvero destinata ad essere confermata la formazione dei titolarissimi, con l'unico cambiamento legato alla presenza di Marchisio al posto dello squalificato Sami Khedira. Qualche dubbio in più invece in casa a Monaco. Bakayoko dovrebbe in ogni caso essere recuperato e giocherà al fianco di Fabinho. Terzino destro, ballottaggio tra Touré e Dirar al posto del titolare Sidi Berma, è fuori da diversi giorni per il problema allo stomaco. Per il momento dal Principato di Monaco è tutto, continuate a seguire il live passo passo verso il fischio d'inizio di questa sera. Per calciomercato.com, Nicola Balice.